Ciao a tutti ragazzi, oggi faccio questo video per cercare di capire insieme a voi un attimo quello che sta accadendo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane. Allora, adesso è uscita anche come notifica su YouTube, si parla molto di questo articolo 13 che è stato emanato dalla Costituzione Europea per tutelare i diritti del copyright e dei creators. Praticamente cosa consisterebbe questa legge? Allora, questa legge, secondo il Parlamento europeo, servirebbe praticamente a tutelare i diritti di copyright e quando io vado a pubblicare un video che ha gli stessi contenuti o la stessa musica o uno spezzone magari di un film, quello è una responsabilità che ci si accolla e praticamente, secondo questa legge, tutti i social network che vengono, tutti i social network in generale, si dovranno accollare tutte le responsabilità di copyright di ogni singola persona, di ogni singolo post, video, foto, qualsiasi cosa che verrà pubblicata su quel social network. E questo ultimamente sta facendo veramente discutere perché è un problema che viene visto comunque da molti come una catastrofe, abbastanza perché questo andrà a limitare un sacco, se non a eliminare totalmente ogni forma di espressione, perché comunque in ogni video c'è diciamo un piccolo copyright di solito. C'è per qualsiasi cosa che magari non viene, non è così grande da essere visualizzato, oppure è, diciamo, troppo vecchio per essere visto come copyright. Praticamente adesso cosa sta succedendo? Questa legge che deve essere approvata, che va a tutelare i diritti di copyright dei creators, limiterà un sacco tutti i canali, tutte le persone, perché qualsiasi cosa che fanno non solo dovranno aspettare parecchio tempo, se si decide così, dovranno aspettare parecchio tempo perché il loro contenuto verrà pubblicato, ma inoltre, per esempio per YouTube, ci sono un sacco di video che vengono pubblicati ogni giorno a qualsiasi ora in Europa, perché stiamo parlando dell'Europa, e YouTube dovrebbe mettersi lì e controllare ogni singolo contenuto per vedere dov'è il copyright e segnalarlo. Adesso c'è un algoritmo che attualmente non mi ricordo un attimo come si chiama, non me lo ricordo, casomai vi lascio qua sotto in descrizione il nome, che controlla quando ho pubblicato un video, controlla automaticamente il testo, il copyright, dove se è presente un copyright. Mentre con questa legge sarà YouTube che dovrà guardare e trovare il copyright, a quanto ho capito io. Ovviamente questa è una cosa insostenibile perché ci sono milioni di video al giorno che vengono pubblicati e quindi sicuramente verranno fatte, se non annullato tutto, verranno fatte delle selezioni solo su certi canali, diciamo privilegiati, che potranno avere accesso alla piattaforma. Quello che voglio dirvi è, per i piccoli canali, per esempio il mio o altri canali che hanno aperto da poco, di non disperare perché e continuare a fare video anche se sono poco visti, se avete appena iniziato avete poche visual, cioè siete appena partiti, quindi ci sta comunque che non conoscete ancora bene come funziona il copyright, come si carica il video, tutte queste storie qua, avete appena iniziato, dovete ancora imparare. Però se sentite tutte queste storie, queste cose stanno succedendo, dite, non dite tanto verrà chiuso YouTube, non faccio più video. Voi comunque continuate quando avete tempo a fare video e vedrete. Più avanti magari potrete cominciare a crescere, però se vi arrendete subito
è garantito che chiudete, perché se non chiude, chiudete voi, perché dite tanto non guarda nessuno, non ha successo e quindi chiudo il canale. Però se invece voi costantemente, quando comunque avete tempo, cercate di pubblicare un video e i contenuti comunque vengono ricercati dalle persone, col tempo e con la pratica sicuramente crescerete. Questo è garantito. Attualmente anch'io, adesso sono attualmente un po' assente perché col lavoro faccio fatica. Però comunque cerco di impegnarmi e caricare ogni tot dei video. Voi da un momento all'altro potreste non vedere più un video. Per esempio, a me serve una cosa, non so come si fa, che non so, vi faccio un esempio banale. Vi faccio questo esempio. Questa è una schedina, si chiama Arduino, molti lo conosceranno, chi non lo conosce comunque gli lascio magari in descrizione il link per acquistarlo, il link per delle info, oppure dei link di alcuni canali che fanno video su come imparare a usarlo. Ecco, io mi associo molto a questo perché praticamente alcune cose non le so fare, ovviamente ho appena cominciato, e quindi vado a vedere su come si fa, magari come si programma su quel canale lì. Se questa legge, magari l'idea era stata presa da un altro, quindi viene considerato copyright e quindi viene cancellato il video oppure addirittura chiuso il canale. E quindi voi non potreste più sapere niente di nessuno. Cioè, voi fate un viaggio, volete condividere, non potete più. Se voi cercate altre informazioni, non le troverete più perché ovviamente verrà chiuso. Un grosso disagio, diciamo, per tutti, perché si crea disinformazione comunque, perché se io non so quella cosa vado a vedermela su internet, un tutorial, un video su come fare, oppure sulla spiegazione, per esempio un tutorial sulla spiegazione o di una parola, anche della grammatica oppure di una lingua, vado a vedere un video. Se viene a mancare questo punto, faccio un esempio per chi sta ancora studiando, io non ho più quel punto di riferimento e quindi sarò più disinformato di chi ha avuto la possibilità di imparare anche con i social network. Il mondo adesso è, diciamo, in mano, è gestito praticamente solo da internet, maggior parte, perché è la nuova generazione. Bisogna anche dire che internet può essere una rovina perché ci sono anche molti contenuti non adatti, sbagliati, pericolosi per la salute e l'informazione altrui. Però è anche utile dire che con l'avvento di internet sono migliorate un sacco di cose. Adesso hai la notizia pronta subito, sai dove cercarla e se ti serve qualcosa te la vai a cercare su internet. Con questa legge non sarà più possibile sapere, magari un amico che è andato in vacanza, non sai più come sta, a meno che non lo chiami. Queste cose fanno molto riflettere perché comunque te dedichi, o le persone comunque i creators dedicano un loro tempo, dedicano il loro tempo e impegno per creare il video che vedete. C'è veramente tanto lavoro dietro a questi video, non solo ai miei, perché sono ancora all'inizio, quindi devo ancora imparare bene a editare tutto, ma quelli che lo fanno anche proprio di mestiere o comunque per passione, ma sono già, diciamo, di livello avanzato, è un grosso problema, perché dedicano il loro tempo, a volte c'è anche gente che ci vive con questo, quindi tutto quello che si è fatto si vede sfumare da un giorno all'altro e non è una cosa piacevole. C'è una pagina che è stata creata che è Save Your Internet, vi lascio l'hashtag qua sotto, che accoglie delle firme per, diciamo, cioè non contrattare, per cercare di migliorare o modificare leggermente questa legge 13 che è stata approvata. Che deve essere approvata, scusate, per cercare di
ridurre l'impatto che avrà su tutte le piattaforme, perché comunque ogni roba che voi andrete a pubblicare potrà essere soggetta a copyright, quindi diciamo si ha una monopolizzazione di tutto. Quindi voi non potreste più pubblicare foto, video, canzoni, post, anche a quelli. La maggior parte delle persone è sui social, praticamente ormai tutti sono sui social, si informano sui social, sui video. E sapere di non trovare più quel video, parlo per me per esempio, quel video tutorial, a me piace creare cose, quel video tutorial su come fare quella roba lì, sinceramente. Uno, non sarei contento, due, mi metterebbe in grande difficoltà perché se io so che lì su quel canale trovo quel video, certamente da un giorno all'altro non lo trovo più, non so co più come fare quella cosa, potrebbe anche comunque diventare un pericolo perché alcuni attrezzi sono pericolosi se non usati in maniera adeguata. Quindi, secondo me, questa storia bisogna prenderla comunque adesso abbastanza con le pinze ancora, finché non si hanno certezze assolute, ma comunque essere nello stesso momento attenti per ogni cambiamento. Informatevi, adesso vi cerco e vi lascio tutto quello che riesco a trovare, da cui ho preso le fonti, vi lascio il video di alcuni youtuber che hanno parlato, hanno spiegato questa situazione meglio di me sicuramente. Spiegata meglio di me, loro sono molto più informati. Vi lascio alcuni link, alcuni canali a cui mi associo, guardo spesso, e sappiate comunque per i piccoli canali, tutti quei piccoli canali che vogliono crescere o che volete crescere, dedicate il vostro tempo, non arrendetevi, perché se vi arrendete avete perso in partenza e siete costretti a chiudere. Se questa legge verrà cambiata e tutto rimarrà bene o male così com'è, con alcune piccole modifiche, con il tempo chi ha appena iniziato potrà vedere i suoi risultati. Quindi vi lascio l'hashtag Save Your Internet qua sotto nella descrizione del video. Spero questo video vi sia piaciuto. Video di sensibilizzazione per le persone, per tutto quello che sta accadendo, che è una cosa che molti magari non credono, però è un problema serio. Quindi spero questo video vi sia piaciuto. Condividetelo, condividete i link che vi mando, supportate queste pagine perché ne hanno veramente bisogno al momento. Io faccio video per passione, perché mi piace comunque condividere alcuni contenuti con voi, ma c'è anche, ricordate, chi ci vive. E questo può essere comunque un grande suo disagio, perché molti posti di lavoro, anche per chi gestisce le piattaforme proprio, cioè perde il posto di lavoro, non ha più la piattaforma e quindi è un grosso disagio per tutti, soprattutto in questi tempi. Quindi io vi lascio e condividete e sensibilizzate al massimo quello che sta accadendo. Vi lascio un saluto elettrizzante.